In Duferco Energia lavoriamo per darti la serenità di una completa trasparenza e di un servizio vantaggioso che funziona davvero. Oggi forniamo luce e gas a migliaia di case, condomini e aziende. Sviluppiamo progetti di efficienza energetica, crediamo nella mobilità elettrica e investiamo in sostenibilità sul nostro territorio. Per la tua fornitura di luce e gas, scegli la chiarezza, la semplicità e la convenienza. Scegli Duferco Energia. Scopri tutti i vantaggi su duferco-energia.com. Un'azienda sul territorio è un'azienda sempre pronta per te. Sarti Ascensori, dal 1963, è al tuo fianco nella progettazione e nell'installazione di ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala, su misura. Il nostro servizio post vendita specializzato, l'assistenza 24 ore su 24 e una manutenzione periodica ed attenta ci permettono di ridurre al minimo i tempi di fermo impianto e di essere sempre vicini ai nostri clienti. Sarti Ascensori, via Sambo 54 a Prato. Group Service mette la propria esperienza a disposizione di enti privati e aziende. La nostra politica è quella di offrire un servizio che soddisfi le aspettative dei clienti con interventi a 360 gradi. Semplici manutenzioni o riparazioni, realizzazione di ristrutturazioni, gestione di piccoli e grandi cantieri. Tutte le opere sono realizzate con materiali di qualità e da personale altamente qualificato. Offriamo un servizio di reperibilità 24 ore su 24. Per informazioni, contatta il 349-6167-313. Blatte, formiche, zanzare, ratti. La risposta ai problemi di infestazione della tua casa o del tuo condominio è Flash Cleaner Servizi Ambientali. Con oltre 20 anni di esperienza, siamo pronti ad offrirvi soluzioni su misura per eliminare definitivamente ogni presenza indesiderata, anche dai vostri giardini. Chiama le nostre sedi di Prato o Firenze ed avrai la certezza di esserti rivolto a degli specialisti del settore. Amministrare un condominio oggi significa essere preparati in molti settori, da quello immobiliare a quello legale, fino a quello della sicurezza e del risparmio energetico. Significa anche dare a proprietari e condomini un supporto professionale e responsabile che favorisca la cultura del vivere insieme. ANACI è un'associazione che conta già 8.000 amministratori professionisti, per i quali svolge un'intensa attività di formazione e qualificazione, rilasciando l'attestato obbligatorio per l'esercizio di questa professione. Non affidarti ad amministratori improvvisati. Scegli un professionista. Degli ANACI. L'igienizzazione dei bidoni condominiali è fatta a norma di legge e con lo scrupolo che merita? I contenitori dell'umido sono una vera bomba batteriologica, possibile causa di infezioni e infestazioni di roditori e insetti, nonché di cattivi odori. Il rimedio è il servizio professionale di Global Ecology Service. Periodico, sicuro, flessibile, a norma di legge, perché smaltiamo i liquami e rilasciamo il formulario dei rifiuti. Togli tutti i problemi e le incombenze. Chiama Global Ecology Service. Semplice, veloce, conveniente. Il Consorzio Spurghisti Associati nasce in seguito del blocco da parte del TAR della Lombardia allo smaltimento dei fanghi provenienti dalla Toscana. 49 aziende del settore nei comuni di Prato, Pistoia, Firenze si sono unite al fine di poter conferire negli impianti di depurazione programmando i quantitativi, evitando così chiusure e blocchi agli impianti e per cercare di contenere i costi di smaltimento che sarebbero andati a gravare sul cittadino. Hai la caldaia guasta? Devi fare la manutenzione? Il centro assistenza Vaillant Green Service è da anni al tuo fianco con personale qualificato, cortesia e innovazione, offrendoti un servizio su misura e consigliandoti prodotti ad alta efficienza energetica. Dal 1998 a Prato come centro autorizzato Vaillant.
voi tutti, buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con Condominio Ok, la nostra rubrica dedicata al mondo dell'abitare. Questa sera parliamo della gestione dei lavori in condominio e lo facciamo con i nostri ospiti collegati via Skype, che vado subito a presentarvi. Siamo con Sandra Nisi, amministratrice di condominio di Anasci, Prato e Pistoia. Buonasera. Buonasera a lei. E buonasera anche a Bernard Libassi di Group Service. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, dicevamo appunto la gestione dei lavori in condominio. Sandra Nisi, le chiedo subito, quindi qual è il ruolo dell'amministratore appunto nella gestione degli interventi da fare all'interno di un condominio? Allora, l'amministratore per prima cosa ha necessità di individuare quali sono i lavori, quelli di manutenzione ordinaria con la manutenzione straordinaria. Quelli di manutenzione ordinaria possono essere anche semplicemente il condomino che arriva accesso a casa e trova la mattonellina che si è leggermente deformata o si è sconnessa, chiama l'amministratore, ci dice di intervenire e quello noi interpelliamo le ditte. Di conseguenza, questo come ordinarietà, abbiamo della necessità di portare avanti quello che sono i pagamenti delle varie fatture, tipo la manutenzione dell'ascensore, le fatture dell'energia elettrica che serve per alimentare l'ascensore stesso, oppure il condomino che a quel punto arriva, preme l'interruttore e gli serve per illuminare le scale. Tutte queste cose proprio che ci sono quotidianamente. Ecco. E l'impegno che c'è su questa cosa è veramente tanto da parte degli amministratori, che poi dopo dovevano andare a suddividere quello che sono le spese straordinarie. Ecco, per quanto riguarda appunto proprio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, Nisi, è obbligatorio il passaggio in assemblea oppure no? Allora, il passaggio in assemblea non è obbligatorio, perché se c'è necessità, tipo tira un forte vento, c'è necessità di demolire la parte pericolante, a quel punto l'amministratore deve intervenire proprio e fai che interpellare appunto l'impresa che agisca immediatamente per togliere il pericolo. Successivamente, invece, se è una cosa, uno straordinario che deve essere pianificato, ad esempio come la ristrutturazione di una facciata, di un tetto, eccetera, allora si porta in assemblea e lì vengono scelte le imprese o l'impresa che eseguirà i lavori per poi dopo dare mandato di esecuzione, certo con tutto il lavoro dietro della ripartizione e tutte queste cose. Libassi, quali sono appunto i principali tipi di intervento che rientrano quindi tra quelli di manutenzione ordinaria e quali invece quelli nella manutenzione straordinaria? Allora, nella manutenzione ordinaria rientrano un po' tutti quelli che si possono chiamare piccoli interventi, no? nelle zone, nelle aree comuni, che possono essere la riparazione di un tubo, la ricerca di una perdita, come diceva anche l'amministratrice poco fa, 3 mattonelle da sostituire, 4 battiscopa messi male, qualche pezzo pericolante, insomma tutto quello che possa contenere il degrado fisiologico del palazzo, che ovviamente col tempo invecchia e per cui insomma cercare di mantenerlo il più possibile, no? Certo. E queste sono quelle più piccole, l'ordinaria. Come straordinaria, diciamo, quando si va a toccare le parti più come le parti strutturali, tetto, facciata, la pitturazione del vano scale, perché anche quella deve essere portata in assemblea, fatto preventivo, poi approvato, per cui, o anche il rifacimento in toto degli impianti di riscaldamento, impianti idrici, insomma, lavori ovviamente più onerosi, più importanti. Certo. Ecco, qual è appunto anche lo stato di salute dei nostri condomini, visto appunto voi ne vedete tanti, quindi di condomini un po', se avete fatto un po' una ricognizione, insomma. Beh,
parlare di stato di salute è un po' generico, perché ovviamente ogni condominio è un po' storia a sé, poi potremmo fare un dibattito qui a dopodomani, perché certo, tanto ci sono condomini nuovi che stanno peggio di condomini che hanno 50 anni, ma semplicemente anche per i criteri di costruzione che c'erano prima e di quelli che ci sono adesso, perché insomma, vabbè, comunque, quindi per quello dicevo, un dibattito si potrebbe fare lunghissimo. E niente, ovviamente per la vetustà, anche per il correre degli anni, dopo 50-60 anni ovviamente le tubazioni, gli impianti, gli scarichi e i carichi ovviamente sono vecchi, sono obsoleti, per cui vanno, quando perdono, quando vanno cambiati. E niente, il segreto di una buona longevità di un condominio è la manutenzione, evidentemente. Esatto, quindi è fondamentale una corretta e costante, soprattutto manutenzione dei passi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Nisi, come vengono ripartite invece le spese, quindi appunto degli interventi in manutenzione sia ordinaria che straordinaria? La ripartizione va in base alle tabelle millesimali, a seconda del tipo di intervento che si va a dover effettuare, a quel punto solitamente ci sono le tabelle millesimali idonee da poter utilizzare, e queste sono state approvate prima dai condomini stessi. Certo, e poi esiste comunque anche per il pagamento degli interventi, esiste un fondo dedicato, di che cosa si tratta? Allora, nel 2012 è venuta fuori questa nuova normativa, la quale ci dice che c'è questo fondo speciale da dover costituire obbligatoriamente. In altri periodi invece poteva essere una cosa che veniva decisa dall'assemblea di farla, ora è diventata obbligatoria. Questo fondo speciale in realtà deve avere una specifica proprio, non può essere generico che si fa un fondo, come si diceva, di accantonamento. No, ci deve essere, tipo, il fondo serve per effettuare il ripristino, ad esempio, di un vialetto, e per il ripristino del tetto, come si diceva poco fa. Quindi questo fondo deve essere deliberato in assemblea, il quale, quando siamo in assemblea, viene deciso qual è l'impresa, l'importo, viene deliberato l'importo della spesa, viene deliberato la rateizzazione, e questo deve essere versato prima dell'inizio dei lavori stessi. Perché? Perché è una sicurezza che viene data sia al condomino che all'impresa stessa che deve eseguire poi i lavori, in quanto a quel punto sa che i suoi crediti li può recuperare. Certo, e può succedere poi anche che ci siano dei condomini morosi. A tal proposito noi ne abbiamo parlato con l'avvocato Giacomo Palazzi, quindi sentiamo che cosa ci ha detto. Gestione dei lavori in condominio, che cosa succede quando ci sono magari anche dei condomini morosi, ma è necessario fare dei lavori soprattutto di manutenzione straordinaria? Naturalmente l'amministratore, sulla base del preventivo che è stato approvato dall'assemblea e del riparto sempre approvato dalla medesima assemblea, ha la possibilità di agire davanti all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento anche da parte di quei condomini che non provvedono spontaneamente a effettuare. Ha la possibilità di chiedere un decreto ingiuntivo, questo decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo e dà la possibilità di procedere con iscrizione ipotecaria oppure successivamente di effettuare un'esecuzione nei confronti dei condomini morosi. La questione più spinosa nasce naturalmente nel momento in cui vi è necessità di provvedere ad effettuare una spesa e le procedure per il recupero coattivo delle somme da parte dei condomini morosi vanno per le lunghe. In quel caso sono due possibilità. La prima possibilità è quella di costituire, nel caso vi sia un rischio di un'esecuzione da parte di terzi nei confronti del condominio, un fondo cassa per far fronte a queste morosità, da cui poter sostenere la spesa, o nel caso in cui i condomini non paghino, dare indicazione
direttamente all'impresa che ha eseguito i lavori per poter perseguire in via esecutiva i soggetti che non hanno corrisposto le loro quote. Tant'è che infatti la responsabilità da parte dei condomini è una responsabilità mista, perché vi è una responsabilità iniziale del singolo condomino moroso, nei cui confronti può agire il terzo creditore, previa indicazione da parte dell'amministratore di chi sono i condomini morosi, però purtroppo poi successivamente, nel caso in cui vi sia l'impossibilità di recuperare quella somma, la somma viene ripartita fra tutti gli altri condomini. Quindi può succedere che appunto alla fine siano poi tutti gli altri condomini a dover pagare magari per un condomino moroso? Esattamente, può succedere. Esiste la solidarietà di chi subentra nella proprietà dell'immobile per l'esercizio in corso e per quello precedente, ma nell'eventualità in cui non vi sia stata possibilità di recuperare le somme dai condomini morosi, oltre il biennio, sì, esiste la possibilità che gli altri condomini si debbano far carico di ciò che non è stato recuperato. Ecco, ascoltando appunto anche l'avvocato Palazzi, Nisi, le chiedo intanto anche quali sono le regole per l'assegnazione degli interventi di manutenzione. Per prima cosa si va a verificare che l'impresa abbia la sua iscrizione in Camera di Commercio e che abbia il DURC, perché è fondamentale che le ditte siano regolari, e questo ovviamente va verificato anche il codice che loro hanno di attribuzione, se loro sono conformi a poter fare effettivamente quel tipo di lavoro che gli viene assegnato. Certo. Libassi, le chiede appunto, fondamentale, è importante quindi intervenire tempestivamente anche insomma quando si verificano dei sinistri, quali sono anche i consigli che si possono dare ai condomini per appunto mantenere in maniera corretta anche i propri condomini e le proprie abitazioni? Allora, è essenziale mantenere i condomini, ed è essenziale che i condomini facciano la loro segnalazione all'amministratrice, all'amministratore, insomma ora abbiamo l'amministratrice davanti, per cui sì, è più semplice dire amministratrice. No, è essenziale, perché è oltretutto il quanto prima possibile, perché prima si interviene prima e più si riesce a cercare di ridurre i danni, no? Perché ma ne può andare anche a discapito anche dello stesso condominio, perché anche a livello di costi, se un intervento che adesso può costare 300 euro domani perché qualcuno non è intervenuto può arrivare a cifra 2, 3, 4 mila euro, capito? Il danno ora da 1 a 10 è 1, tra 2 ore è 2, tra 3 ore è 6, domani è 10. È la stessa gocciolina di un tubo che il condomino vede che il tubo a pressione idrica, no? Di carico, di acqua condotta, fa la gocciolina, lo deve segnalare, perché oggi è una gocciolina, domani è un allagamento. Esatto. E oggi con la sostituzione di un manicotto piuttosto che un pezzo di tubo lo ripariamo e torna al sereno, domani si contano danni però, capito? E quindi è importante. Esatto, quindi è fondamentale insomma fare immediatamente la segnalazione e poi quindi certo, parte subito il lavoro appunto certo, delle ditte, delle imprese come voi, appunto avete la reperibilità H24. H24, certo, certo. Esatto. Sì, poi sta anche al fornitore, per cui insomma. Assolutamente sì. Benissimo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio davvero Sandra Nisi per essere stata con noi, grazie mille. Grazie a voi, a tutti. E grazie anche a Bernard Libassi di Group Service per essere stato con noi, grazie. Ciao, grazie a voi, buon lavoro. E a tutti voi, grazie per averci seguito e Condominio OK torna tra 2 settimane. Arrivederci.